con la performer Giulietta De Bernardi per parlare del progetto Hamlet Private. Giulietta, ben trovata. Ciao, ciao, Ce ne un parli? piacere mio. Sì, allora, Hamlet Private nasce come un Amleto al femminile che è diventato un incontro tra il performer e lo spettatore, uno spettacolo performance 1 a 1. Nasce ideato da Martina Martis, regista franco-tedesca che vive in Finlandia, e portato in Italia da Canfiago Residenze, in particolare Michele Losi, il direttore artistico, diciamo, è stato il tramite, e noi performer di Scarlattine Teatro l'abbiamo messo in scena dove? Normalmente nei caffè, nei festival, ma in luoghi, diciamo, non in sale teatrali. L'incontro appunto è 1 a 1 e adesso da fine aprile noi lo facciamo online con Zoom, incontrando lo spettatore, e diciamo che lo spettatore incontra 22 carte ispirate alla storia di Amleto, che hanno come elemento comune il dubbio, la capacità di mettere in discussione ciò che è dato, che in fondo è quello che ci rende esseri umani, che ci distingue dagli altri esseri viventi. Diciamo che anche online accade il teatro, perché è un atto unico, perché ogni incontro è unico di per sé, è speciale, e da ogni incontro nasce un nuovo accadimento. Quindi poi sono, diciamo che non è teatro filmato, ma lo spettatore assiste, sceglie queste immagini, che sono le carte che raccontano appunto la storia di Amleto, che però diventano poi, in un secondo tempo, sono le carte, diciamo, a scegliere lo spettatore, quindi in qualche modo allo spettatore vengono fatti i tarocchi teatrali, e a seconda delle carte che arrivano viene narrata la storia, citata la storia di Amleto, che in fondo siamo tutti noi. Amleto è l'essere umano per eccellenza, e i suoi dubbi diventano e sono i dubbi dell'essere umano. Poi mai come questo momento, forse sì, il dubbio è la parola chiave che ci accomuna tutti quanti, la carta numero zero che apre il cerchio delle carte. E quindi è un viaggio tra la scelta e le immagini, le parole. Dal 19 al 24 saremo a Amat, in questo circuito multidisciplinare delle Marche, per la rassegna Oh Everywhere, e dove incontreremo nuovamente altri esseri, altri singoli umani. Cosa ti piaceva di quest'idea? Sinceramente, subito l'idea che non ci fosse il palcoscenico e tutta una serie di cose mi straniva. Poi in realtà è stato bellissimo crearlo, perché diciamo che ci accomunano delle parole chiave che attraversano Amleto, però tutte le immagini, ogni attore, ogni performer ha il proprio mazzo di carte, quindi ogni scena è associata a una. Sì, è come fosse, come se avessimo girato un film diviso per fotogrammi, quindi mi è piaciuto molto anche proprio crearlo. E poi l'incontro con l'essere umano, per me è meraviglioso incontrare le persone in un'intimità così forte, perché ci toglie ogni ruolo, ogni categoria, è proprio un incontro con sé. In più online, a me piace il cinema, arrivo anche dal cinema, mi piace il cinema, quindi l'immagine è un lavoro sull'immagine forte, non è un surrogato del teatro, ma è ancora qualcos'altro. E anche lì il fatto di incontrare le persone nella propria casa, in un angolo che scelgono loro, appartato, solitario, tranquillo, è anche un atto unico quello, perché in fondo poi a teatro è vero, sceglie il buio, il rito è collettivo, però questa intimità è quello che lo caratterizza, no? È anche proprio l'incontro unico. Ci lasci tutti i riferimenti internet?
se si cerca Hamlet viene fuori sicuramente, e se no bisogna anche guardare sul sito di Canzirago, www.canziragoresidenza.it, e guardare sotto Hamlet Private. Hamlet Private, un saluto e un ringraziamento alla performer Giulietta De Bernardi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao.